Ciao ragazze e benvenute in un nuovo video. Come avrete potuto intuire dal titolo, questo è un video dedicato principalmente alle donne, perché oggi è la festa della donna. Per chi non lo sapesse già, ma penso che ormai tutte lo sappiamo, oggi è l'anniversario di una guerra in cui furono uccise non so quante donne in una fabbrica, ma ne erano tantissime, ecco perché si festeggia la festa della donna. Anche se secondo me la festa della donna dovrebbe essere tutti i giorni, non esiste che oggi esiste il massimo rispetto e domani le donne continuano ad essere uccise, maltrattate e violentate. E ho fatto questo video più che altro per dirvi che io e mio fidanzato abbiamo intenzione di girare un corto contro la violenza sulla donna. Ovviamente non sappiamo se girarlo e quando girarlo, e se perché ci sono comunque altri impegni che noi abbiamo. E non sappiamo quando, perché chiaramente non sappiamo appunto quando è possibile fare questa cosa, però intanto io ve lo voglio dire, quindi non aspettatevi che avrete questo corto perché non è neanche una cosa sicura, però ci abbiamo pensato, anche perché lui in passato, nonostante che fosse un uomo, ha fatto parte di un'associazione molisana contro la violenza sulle donne, l'unico uomo in mezzo a tante donne praticamente, perché lui, anche se è comunque un uomo, quindi non è una cosa che gli tocca da vicino, odia gli uomini che fanno violenza alla donna. Quindi io non posso più sopportare, parlo per me, sentire di donne uccise, di donne maltrattate, di donne violentate, di donne umiliate dai loro mariti. Quindi il consiglio che voglio dare a tutte le donne che subiscono violenza tutti i giorni è quello di denunciare, denunciare e denunciare, perché non vi dovete illudere, perché lui non cambierà mai, anzi, più passa il tempo e più peggiora. Anche perché non si può definire amore, diciamo, se lui ti picchia perché litigate o perché casomai lui ha dei problemi al lavoro, quindi torna a casa nervoso e alza le mani su di te, perché quello non è amore, perché una persona, un uomo innamorato, diciamo, non farebbe mai una cosa del genere. Perché se uno sta nervoso per motivi, diciamo, di lavoro, al limite torna a casa se la può prendere con un tavolo, con una sedia, ma mai con la propria donna, perché quello non è amore, non è neanche amore quando lui mezz'ora dopo ti va a chiedere scusa con un mazzo di fiori, perché è troppo comodo. Prima alza le mani su di te e poi scusa amore, non volevo. Però io penso che una persona, un uomo innamorato, non può arrivare a tanto, perché prima di amare la propria donna, un uomo la rispetta. Per fortuna quello che succede è una minima parte, non è che la maggior parte degli uomini sono così. Però una donna su tre subisce violenza, mo che sia fisica o psicologica, non ha importanza. È sempre una forma di violenza, perché anche un uomo che non usa le mani su di te, però in un certo senso ti tratta come la sua schiava, oppure per esempio lui si può permettere, mettiamo, di uscire con gli amici sabato sera, mentre invece voi donne dovete stare a casa a pensare alla casa, perché chiaramente voi siete donne, anche questa è violenza, quindi non è normale.
anche se lui non alza le mani, perché così come lui ha diritto di uscire con gli amici, anche voi avete diritto. È giusto che in una casa ci siano dei turni. Mettiamo questo sabato sera, uscite voi donne, il sabato dopo esce vostro marito, in maniera tale che mo uno, mo un altro rimane a casa con i figli, però non è giusto che voi dovete fare la schiava ai vostri uomini. Parecchie donne, io ho notato, che non hanno la forza di denunciarlo proprio perché l'amore è cieco. Praticamente, in parole povere, una donna innamorata, se lo denuncia, si rende conto che il rapporto con suo marito finisce. Perché giustamente dice, ma io lo amo, poi mi ha pure promesso che non lo fa più. Però io non ha importanza se voi l'amate o meno, perché, ripeto, un uomo che vi picchia non vi può mai dare l'amore che voi avete da offrire. E quindi meritate di meglio. Poi è chiaro che si soffre un periodo di tempo, perché è normale che una relazione che comunque finisce, bella o brutta che sia stata, comunque c'hai anche dei ricordi, quindi è normale soffrire, però è meglio soffrire un periodo, poi te ne fai una ragione e vai avanti, che non soffrire tutta la vita, perché tanto lui non cambierà. Anzi, io a volte mi è capitato, per sbaglio, di vedere la televisione e vedere certi programmi in cui faceva vedere, mettiamo, le donne umiliate, maltrattate, eccetera, dai loro uomini. Praticamente quella è una ricostruzione, chiaramente, quella che hanno fatto con degli attori e tutto, però fa vedere più o meno la dinamica in cui queste donne non fanno altro che giustificare i loro mariti dicendo: e ma sa, mettiamo, parlando con la mamma o la migliore amica, mio marito mo mi ha tirato un pugno all'occhio perché ha litigato col suo collega, quindi è nervoso. Oppure mio marito mi ha umiliato per quest'altro motivo. Cioè, alla fine questi sono anche manipolatori, perché ti fanno credere che sei tu a essere sbagliata, cioè tu devi comprendere loro. Però io la prendo in questo modo, che una persona, un uomo innamorato, se ha dei problemi al lavoro, non se la va a prendere con la moglie. Io ho letto tempo fa un articolo in cui diceva di una donna che si è sposata con un uomo e praticamente il primo giorno di convivenza, siccome lei aveva fatto un po' tardi, stava facendo la spesa, è ritornata a casa, l'uomo l'ha picchiata. Il primo giorno di convivenza, quindi non si immaginare cosa sarà successo dopo. Per poi quest'uomo come si è giustificato? Ma sai, io volevo proteggerti, quindi ti picchio. Ma io ho commentato l'articolo, ho detto: un uomo che picchia una donna non è degno di essere definito un uomo, ma è una bestia. Seconda cosa, se tu vuoi proteggere la tua donna, tutt'al più vai a picchiare chi gli ha fatto del male, non che picchi lei. E quindi lei praticamente non riusciva a lasciarlo perché quest'uomo le ha fatto credere che era tutto per il suo bene, ma non è così. Non è così. Quindi, ragazze, se state in queste situazioni un po' pericolose, io vi consiglio di scappate, perché per quanto potete essere voi innamorate dei vostri uomini, sono uomini pericolosi. Avete mai sentito quelle storie in cui addirittura gli uomini uccidono, nel vero senso della parola, le loro donne? Ma come? Dicevano di amarla e poi l'ha ammazzata, perché non è amore, è un amore malato. Anche quello può essere definito amore. Però io definirei invece questo tipo di amore un amore malato, cioè nel senso, sì, d'accordo, forse i loro uomini a modo loro amano le donne, credono di fare una cosa giusta, però non è una bella cosa. Quindi oggi che
che è l'anniversario in cui sono state uccise parecchie donne, io volevo approfittare di fare questo appello. Poi, appena tornerà mio fidanzato, vedremo di girare un breve corto. Io spero di riuscire quando tornerà, quando ci rivedremo, altrimenti non so quando. Non lo so se lo faremo, se non lo faremo, perché deve essere una cosa proprio studiata. E poi vi farò anche dire da lui, faremo un altro video a parte, da lui veramente questa associazione in cui lui faceva parte, perché casomai io penso che lui forse lo sa spiegare meglio di me, che non ho mai fatto parte di questa associazione. Non perché io sia contrario o altro, ma perché semplicemente io, dalle mie parti, per quel che ne so io, non fanno queste associazioni, e poi secondo me non serve a nulla, perché d'accordo, è bello fare queste associazioni contro la violenza sulla donna, fanno le manifestazioni, fanno quello e fanno quell'altro, però finché ci saranno donne uccise, donne maltrattate e donne umiliate, queste manifestazioni servono a ben poco, perché io spero che ci sia un cambiamento in positivo invece, non in negativo. Per oggi è tutto, quindi ci rivediamo a presto con un nuovo video. Ciao ragazze!